movimenti, e in tanti movimenti non intendo dire movimento in senso largo, diciamo di movimenti anche corporei, fisici, di desideri, quello di sostanzialmente riprodurre un filo che evidentemente è chiaro che si è interrotto tra il passato e il presente, tra quelle che erano le lotte del passato e quello che è fondamentalmente un po' la critica radicale e le lotte del presente. Questo libro vuole fare questo, lo vuole fare soprattutto esteticamente, perché Critic lo vuole fare esteticamente, perché dentro lo troverete impaginato come una sorta di fanzine dell'epoca, in bianco e nero, molto cruda da questo punto di vista, con immagini che non sempre sono la diretta conseguenza di quello che viene detto e che quindi distolgono sicuramente, ma anche per un altro motivo. Io...